Con Luigi Zacchi, responsabile relazioni esterne della Banca Popolare di Novara, nel giorno della presentazione del Memorial Lorenzini, giunto alla sua seconda edizione, a conferma del successo della passata edizione. Innanzitutto, quali sono le novità di questa nuova competizione? Beh, siamo veramente contenti di poter effettuare anche quest'anno la seconda edizione che, come diceva, ha avuto un grande successo l'anno passato. Quest'anno abbiamo il piacere così di poter ospitare sei squadre, anziché quattro, e anche due straniere, quindi diventa un torneo di livello internazionale. Queste due squadre sono la Stella Rossa e il Watford, insieme alla detentrice che è l'Internazionale, e il Novara, giustamente, e Roma ed Udinese. Quest'anno si svolgerà appunto il giorno 11, 10 e 11, sabato e domenica. Il sabato ci saranno le qualificazioni e la domenica le finali. Nell'ambito appunto di questa anche manifestazione abbiamo voluto anche inserire un momento così popolare, giusto per così confermare la nostra vocazione di banca popolare. Infatti nella serata di sabato alle 21:30, 21:45 avremo nostri ospiti due campioni del mondo, Massimo Oddo e Gianluca Zambrotta, moderati da Michele Crescitiello, e parleremo di sport popolare. Infatti, insomma, sarà un momento veramente interessante dove potremo accogliere tutti i ragazzi e tutti coloro che vogliono parlare di sport insieme a noi altri. Avrà una durata di un'ora, un'ora e mezza, quindi non è assolutamente impegnativo e vi invitiamo appunto a partecipare a questo momento di sport. Io posso soltanto augurare un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti, alla buona riuscita e di replicare la bella manifestazione dell'anno passato. Per noi Dario Lorenzini è stato uno dei colleghi più importanti di questa banca, un collega che è sempre stato molto vicino al territorio di Novara e del Novarese. È il collega che ha spinto ad andare a fare quell'accordo tra la Banca Popolare di Novara e il Novara Calcio. Infatti l'ha sostenuto con tutta la sua forza di trovare questo accordo qua che legasse la banca al Novara Calcio, ed era giusto appunto onorare Dario Lorenzini con la creazione di questo torneo qua, visto la volontà che era stata quella di avvicinare la società Calcio Novara con la banca, ed era giusto ricordarlo negli anni appunto per questo connubio che lui ha voluto e si era impegnato a realizzare. La volontà qual era? Era quella di riuscire a dare veramente un'impronta internazionale che portasse nella città di Novara anche realtà giovanili della nostra Europa, anche per cercare di andare a fare che cosa? Di andare a fare quell'avvicinamento, di far conoscere il territorio di Novara e del Novarese appunto anche oltre i confini nazionali. Che riteniamo importante perché portare a conoscere i nostri territori all'interno della nostra Europa, domani si può magari domani pensare anche ad un avvicinamento economico da parte di questi territori cosa. E due, è anche importante far conoscere il lavoro, l'impianto e la struttura che la società Calcio Novara si è creata anche all'interno di questo paese, ma anche all'interno, no, dell'Europa, con una delle strutture di Novarello, una delle più belle strutture sportive che oggi ci sono sul territorio nazionale, ma anche, come ci è stato detto, anche estero cosa. Questa è la volontà di portare sempre più conoscenza e di avvicinare la città di Novara al maggior numero di ragazzi provenienti da paesi esteri alla nostra, vicinare alla nostra realtà.